La visualizzazione TEP della terapia con energia e processo di Vivien Raup de Coppé, psicologa svizzera. E la lezione 16 è il secondo autoprocesso per lavorare con il tuo problema. Se hai fatto la formazione gratuita basica del gioco curativo, mi conosci già. Adesso stiamo nella lezione 16 della formazione avanzata gratuita con la visualizzazione TEP. Il problema è, come già abbiamo visto col sintomo e l'odore, è come un amico che bussa alla porta. È un messaggio che ci indica che qualcosa non è come dovrebbe essere. Il problema, uguale al sintomo, come abbiamo visto, il problema nasconde un messaggio, un obiettivo e una saggezza profonda. È il seme nel quale è contenuto un processo importante e utile. I problemi e i sintomi spariscono quando abbiamo compreso il loro messaggio, anche di modo subcosciente nella visualizzazione. Con la prossima visualizzazione proviamo ad avvicinarci al messaggio facendo venire immagini dell'anima simboliche. I nostri problemi all'esterno si manifestano anche all'interno, nel nostro corpo. Anche i sentimenti di rabbia, paura, tristezza, depressione si manifestano nel corpo fisico. Come vedrai nel prossimo esercizio, possiamo riportare i nostri problemi, per esempio i problemi di relazione o di lavoro, o sentimenti di solitudine, depressione, eccetera, a un sintomo corporeo, perché siamo un'unità di corpo, mente e spirito. Ti spiego prima come facciamo il lavoro dopo, quando tu fai l'esercizio di autoguarigione con il tuo problema. La prima cosa che dobbiamo fare è riportare il problema a un sintomo fisico. Per quello chiediamo, primo, la ultima volta che hai avuto questo problema? E due, qual è il sentimento alla fine? E tre, dove nel corpo senti quel sentimento? E quattro, com'è questa sensazione fisica? Descrivilo. E dopo che abbiamo riportato il problema a un sintomo, lavoriamo dello stesso modo come abbiamo fatto nella lezione 12 col sintomo. Uno, chiediamo aiuto superiore. Due, chiediamo che venga un'immagine dell'anima. 3. Mettiamo questa immagine fuori del nostro campo energetico a 2 metri davanti di noi. E 4. Facciamo passare il respiro parallelo. E se l'immagine si è cambiata in una cosa che ci piace, in un amico, la integriamo in tutto il corpo. Come il tuo processo personale, prepari adesso tutto per scrivere e anche colori per disegnare le tue immagini. Cominciamo col respiro parallelo. Inspira adesso dal bacino o dai piedi se sei sdraiato e fa salire il respiro per molti canali paralleli. E fallo uscire per la testa.
per fare un campo energetico più forte, più organizzato, più armonico. Ed espiri attraverso la testa e le spalle e senti scendere quel respiro parallelo attraverso il torace e uscire per il bacino. Continui facendolo, inspiri e fai salire, ed al espirare fai andare giù. E se sei sdraiato, inspiri dai piedi e fai andare su e uscire per la testa. E quando espiri, fai andare giù dalla testa ai piedi. Inspiri e fai salire il respiro parallelo. Ed espiri e senti come scende il respiro parallelo. Scegli adesso un problema col quale vorresti lavorare adesso e annotalo. E riporta il problema a un sintomo fisico. Ricordati adesso dell'ultima volta che hai vissuto questo problema. Come comincia? Come continua? E come finisce? Come ti senti alla fine? Solo, con timore, con rabbia o impotente, triste? Come ti senti? Annotalo. E cosa ti dici interiormente, coscientemente? Qual è il messaggio di base? Qualcosa come sono solo, nessuno mi vuol bene, non mi accettano, non mi proteggono, non sono importante, non mi vedono, non mi ascoltano. Annotalo. Dove lo senti nel corpo? Lo saprai perché senti un dolore lì o una tensione? Prendi il primo posto che richiama la tua attenzione. E annotalo, facendo un piccolo disegno di dove è il tuo sintomo, il problema. Ora che abbiamo riportato il problema a un sintomo corporeo, possiamo fare lo stesso come abbiamo fatto col sintomo nella lezione 12. Come lo senti nel corpo? Come fai a sapere che il problema sta in questo posto? Cerca di descriverlo. Metti tutta la tua attenzione in questa parte del corpo e senti. Come sai che è lì? Come puoi descriverlo? Com'è questa sensazione corporea?
preme, spinge, tira, strappa, schiaccia, pulsa, batte, opprude, formicola e qualcosa si accumula, punge. Come? Come punge? Come un ago o un coltello? Penetra, brucia, è caldo o freddo, gelido, congelato, cupo, morto? Com'è? Rimane con questa sensazione fisica. Senti quello che senti. E chiedi aiuto superiore alla tua anima, al tuo sé superiore, a Dio, a Gesù, a un santo, a Buddha, a una guida, un guide. A chi chiedi? Chiedi all'aiuto superiore di guardare con te ancora una volta il tuo problema, di sentire con te come ti fa sentire alla fine, di sentire con te la sensazione fisica di dove si trova il tuo problema nel tuo corpo. E chiedili di aiutarti, di far venire un'immagine della tua anima. Aspetta finché la tua anima ti fa venire un'immagine. Guardala bene. Falla diventare colorata. Può essere che sia un'immagine simbolica che tu non capisci per niente. O anche a volte l'anima ti spedisce un ricordo. Guarda l'immagine. Guardala così bene di poterne fare un disegno. E quando la vedi sufficientemente, fa questo disegno. Metti adesso quell'immagine, o puoi anche mettere il tuo disegno, a 2 metri davanti a te, fuori dal tuo corpo e fuori dal tuo campo energetico. E guarda l'immagine fuori da te. E fa passare il respiro parallelo attraverso l'immagine davanti a te. Soltanto l'immagine, per portare al campo dell'immagine un'energia più elevata. Inspiri tra la tua immagine davanti a te e espiri per molti canali paralleli immaginari. Inspiri tra l'immagine davanti a te, soltanto l'immagine davanti a te. Ed espiri tra l'immagine davanti a te per portare un'energia più elevata. E mentre fai passare il respiro parallelo, osserva se c'è un cambio nell'immagine. E se vedi un cambio,
Disegna l'immagine cambiata. Facciamo passare adesso anche il respiro parallelo adattato ai cinque elementi cinesi che hai imparato col gioco curativo. Ti ricordi nel gioco curativo abbiamo imparato che la mano destra gioca alla mamma, la madre universale, e in questo caso dell'elemento terra si unisce con l'amore universale e porta giù quest'amore al dito pollice che gioca la vittima che si sente sola. Lo abbraccia con molto amore, di modo che il pollice si senta amato. Fallo anche tu adesso. Per l'elemento terra, abbracci con molto amore il tuo pollice, di modo che senta quell'amore e sappia sono amato. E mentre abbracci il tuo pollice, guarda l'immagine davanti a te e visualizza come sale l'energia nutritiva della terra attraverso l'immagine all'inspirare, nutrendo e riorganizzando il campo energetico dell'immagine. Ad ogni ispirazione fa salire l'energia nutritiva per tutta la tua immagine davanti a te, per molti canali immaginari paralleli per nutrire il campo energetico dell'immagine, per portargli una energia più elevata. E mentre che passi il respiro parallelo, osserva l'immagine, osserva se c'è un cambio. E quando vedi qualcosa cambiato, torna qui per fare il disegno dell'immagine cambiata. L'elemento acqua, l'indice, con la mano destra ti unisce con la protezione universale e porti quella protezione al tuo indice di modo che si senta sicuro e protetto. Fallo anche tu, proteggi il tuo indice. Guarda l'immagine davanti a te mentre che sostieni il tuo indice e fa passare adesso la pioggia purificatrice attraverso l'immagine davanti a te. Guarda la pioggia purificatrice. Come passa per il tuo disegno, la tua immagine davanti a te. E mentre osservi come la pioggia purifica la tua immagine, osserva se c'è un cambio nell'immagine. Continui fin che non vedi un cambio. E quando vedi
un cambio, ritorna rapidamente qua per fare un disegno di quello che è cambiato. L'elemento legno, il dito medio, unisciti con la forza universale e portila al dito medio. Fallo anche tu, abbracci il dito medio per portargli la forza. E mentre di quello, guarda l'immagine davanti a te e facci passare adesso i raggi di luce universale. E mentre che passano i raggi di luce universale, per molti canali paralleli attraverso la tua immagine che sta davanti a te, osserva se cambia qualcosa nella tua immagine. Continui finché cambi qualcosa. E quando c'è qualcosa che è cambiato, torni rapidamente qua per fare il disegno dell'immagine cambiata. Per l'elemento metallo, l'anulare, di nuovo la mano destra si unisce con la guida divina e la porta all'anulare. Fallo anche tu, di modo che l'anulare si senta sereno. E mentre sostieni il dito, guarda l'immagine davanti a te e facci passare adesso il vento. E mentre il vento passa per la tua immagine davanti a te, attraverso il campo energetico dell'immagine, osserva se c'è un cambio. Continui finché non sia un cambio e quando vedi qualcosa cambiato, torna qui per farne un disegno. Per l'elemento fuoco, il mignolo, di nuovo la mano destra si unisce con l'energia universale, qua adesso con la gioia, e la porta al piccolo dito.
Fallo anche tu, porta calore e gioia al mignolo. E mentre che lo fai, guardi l'immagine davanti a te e facci passare adesso i raggi del sole. E mentre che i raggi del sole passino per molti canali paralleli tra la tua immagine davanti a te, osserva se c'è un cambio. Continui con i raggi del sole finché non sia cambiato qualcosa. E quando vedi un cambio, ritorni qua per farne il disegno. Quale di tutti questi respiri paralleli ti piace di più? Soltanto il respiro parallelo o i raggi nutritivi della terra o la pioggia o i raggi di luce universale o il vento o i raggi del sole? Continui con quelli che ti piacciono di più. Che produscono più cambio alla tua immagine. E disegna l'immagine cambiata. Ti piace l'ultima immagine? Se non ti piace, la lasci fuori e continui con il respiro parallelo finché non sia cambiato. Ma se adesso ti piace la nuova immagine, integra adesso l'immagine cambiata nel tuo corpo. Prendi adesso questa immagine che sta fuori e metti questa nuova immagine nel tuo corpo, nel posto da dove avevi portato fuori l'altra immagine. E forse ci sono anche parole che accompagnano l'immagine. Ascolta le parole e chiedi a ogni cellula di aprirsi alla nuova immagine e le parole, questo nuovo messaggio. Puoi ancorare adesso l'immagine cambiata, quella positiva, quell'amico, in tutto il corpo. Comincia con la testa. Metti l'immagine nel tuo cervello. Lasciala penetrare in tutta la testa. Nelle ossa, della mandibola, del cranio. Lascia ogni cellula vedere e ascoltare. Metti la tua immagine e le parole adesso nel tuo collo. Riempi ogni cellula con questa immagine.
e anche le parole. E lasci che ogni cellula capisca il nuovo messaggio. Fai entrare l'immagine adesso nelle tue spalle. Lascia che ogni cellula delle tue spalle ascolti e veda quel nuovo messaggio, perché così può manifestarsi nella tua vita. Porta adesso l'immagine con il suo messaggio, con le parole, al torace. Riempi i polmoni, il cuore, le costole, lo sterno, la colonna vertebrale e fa che ogni cellula conosca quel nuovo messaggio, perché quel messaggio nuovo si possa manifestare nella tua vita. Porta la tua nuova immagine con le parole nel fegato, la vescicola biliare, lo stomaco, la milza, gli organi sessuali, il piccolo e grosso intestino, la colonna vertebrale, l'osso del bacino, l'osso sacro, l'osso pubico. Per aiutare le cellule ad assorbire il nuovo e manifestarlo nella tua vita. E porta quell'immagine con le parole adesso nelle gambe, in tutti i muscoli, nelle ossa, nelle ginocchia, e porta l'immagine, le parole adesso ai tuoi piedi, in tutte queste ossa che ci sono nei piedi. Riempi ogni cellula con l'immagine e con le parole, di modo che ogni cellula capisca e che si possa manifestare nella tua vita. Senti nel tuo corpo, c'è ancora un'altra parte che vorrebbe vedere l'immagine? O una che vorrebbe rivedere l'immagine? Allora porta l'immagine lì e lasci ogni cellula vedere e ascoltare il nuovo messaggio. Integra la nuova immagine tutti i giorni nel tuo corpo. Lo puoi fare dopo di una meditazione o soltanto così. Continui a integrare la nuova immagine finché non sia cambiato qualcosa nella tua vita. E lo saprai che qualcosa è cambiato nella tua vita. Fa adesso un grande disegno
dell'ultima visualizzazione che hai avuto e mettila in un posto dove lo vedi ogni giorno per ricordarti a integrarla. Puoi continuare con la formazione della visualizzazione TAP guardando delle dimostrazioni, ma continui con la prossima guarigione, il prossimo autoprocesso, soltanto quando è cambiato qualcosa. E ti ricordi, trovi tutto tra la mia pagina web.